Allora, frazioni proprie, improprie e apparenti. Adesso vediamo un attimo come le frazioni possono essere suddivise tra loro relativamente al valore del numeratore e del denominatore e soprattutto per quel che riguarda la quantità che esprimono nei confronti dell'intero. Allora, vediamo un po' se mi riesce a tirare fuori questa riga qui. Allora, ecco. Dunque, innanzitutto cominciamo con le frazioni proprie. Nella frazione propria il numeratore è minore del denominatore. Cosa significa? Esempio, 2 terzi, 4 quinti, 7 dodicesimi. Vedete, il numeratore, cioè il numero che sta sopra, è minore del denominatore. Questa è la caratteristica, ma cosa rappresentano le frazioni proprie? Rappresentano sempre una quantità minore dell'intero. Cioè, prendiamo ad esempio la frazione 2 terzi. Cosa significa? I 2 terzi di una torta, di un tiramisù. Vedete, questo è un bel tiramisù. 2 terzi di questo tiramisù. Cosa significa? Che devo dividere il tiramisù in 3 parti e ne prendo 2. Vedete che ne avanza una parte. 4 quinti, un'altra frazione propria, vedete, 4 minore di 5. Significa che prendo sempre il mio tiramisù, lo divido in 5 parti, 1, 2, 3, 4 e 5, ma ne prendo 4, 4 quinti, 4 su 5 ne vengono mangiati. Ne avanza una, vedete, sempre quindi minore dell'intero. La frazione impropria, invece, è una frazione dove il numeratore è maggiore del denominatore. 4 terzi, 3 mezzi, 8 quinti. Cosa rappresentano queste frazioni improprie? Rappresentano sempre una quantità che è maggiore dell'intero rispetto alle altre che sono minore dell'intero. Vedete? Questa è una quantità minore dell'intero nella frazione propria. Nella frazione impropria, quando il numeratore è maggiore del denominatore, queste rappresentano una quantità maggiore dell'intero. 4 terzi. Cosa significa 4 terzi? Prendo il mio solito tiramisù, lo divido in 3 parti, le prendo tutti e 3, ma siccome devo prendere 4 terzi, devo prendere un altro tiramisù, lo divido in 3 parti e ne prendo una fetta. Vedete che in ogni caso 4 terzi rappresenta una quantità maggiore di un intero, perché mi servono 2 tiramisù. 3 mezzi, che so io, un libro, ok? 3 mezzi, lo divido a metà, ma me ne serve un altro. Quindi 1, 2, 3, perché sono 3 metà, 3 mezzi, 3 metà. 1, 2, 3. 8 quinti significa che prendo sempre il tiramisù, siamo in fase dolciaria. Allora, prendo il mio tiramisù, lo divido in 5 parti, ne prendo tutte 5, 1 quinto, 2 quinti, 3 quinti, 4 quinti, 5 quinti, ma me ne servono 8 di quinti. Quindi prendo un altro tiramisù, lo divido in 5 parti e prendo 6 quinti, 7 quinti, 8 quinti. Vedete che in realtà le frazioni improprie rappresentano sempre una quantità maggiore di quella rappresentata dalle frazioni proprie, riferite naturalmente allo stesso intero. Provate a pensare che questo tiramisù è uguale a questo, ok? Vediamo quale delle due frazioni è più grande. 2 terzi, frazione propria, o 4 terzi, frazione impropria? Beh, 2 terzi mi rappresenta un tiramisù diviso in 3 parti, di cui ne prendo 2. 4 terzi mi rappresenta lo stesso tiramisù, ma ne devo prendere 2, vedete? Perché devo prendere 1, 2, 3 terzi, più un altro tiramisù diviso in 3 parti, 4. Quindi una frazione impropria è sempre maggiore di una frazione propria. Riferita naturalmente sempre come quantità, riferita sempre naturalmente allo stesso intero, chiaro? E se vogliamo dividere il Benedetti, per esempio, in 4 quinti del professor Benedetti, dovete prendere il professor Benedetti, tagliarlo in 5 parti e prenderne 4. Vedete, frazione propria, 4 quinti. Ma se ne devo prendere 5 quarti, quindi frazione impropria, cosa devo fare? Prendo il Benedetti, lo taglio in 4 parti. Me ne servono 5, mi serve un secondo Benedetti, una tragedia, da tagliare anche lui in 4 parti per prenderne una, 5 quarti.
Frazione apparente, il numeratore è multiplo del denominatore, multiplo, quindi in effetti è una frazione impropria, dove però il numeratore è maggiore del denominatore, ma non è solamente maggiore, è anche multiplo, quindi la frazione apparente rappresenta sempre un numero naturale. 8 quarti, cosa significa 8 quarti? Il mio tiramisù diviso in 4 parti, 4 più un altro tiramisù diviso in 4 parti, 1 quarto, 2 quarti, 3 quarti, 4 quarti, 5 quarti, 6 quarti, 7 quarti, 8 quarti, 2 interi, vedete? 2 interi. 9 terzi, vedete? 9 è multiplo di 3, qui 8 era multiplo di 4, qui 9 è multiplo di 3, quindi prendo il mio tiramisù, lo divido in 3 parti, ne prendo un altro e ne prendo un altro ancora, tutti e 3 divisi in 3 parti. Un terzo, due terzi, tre terzi, quattro terzi, cinque terzi, sei terzi, già qui sarebbe stato una, nel caso di una frazione apparente, sei terzi, ma nove terzi, sette, otto, nove terzi, dodici terzi, trentatré terzi, 1200 terzi, 1200 è un multiplo di 3, perché 1200 è divisibile per 3. Chiaro?